Fabio Tarantino tra gli autori delle raccomandazioni nazionali per cardiologi ed emodinamisti in pazienti Covid-19. Ascoltiamo quanto ha da raccontarci in relazione a questo primo documento ufficiale. Molto particolare per noi, per la sanità, per tutto il paese, un momento ovviamente dove tutte le risorse devono essere utilizzate, sia personali che professionali. In questo caso il documento che noi siamo andati a produrre è anche a una velocità della luce, diciamo, ci siamo mossi rapidamente perché ovviamente il contesto lo richiedeva, è un documento che diciamo, specifica bene quelle che sono le condizioni di sicurezza con le quali gli operatori di un laboratorio di emodinamica possono effettuare delle procedure interventistiche di angioplastica in pazienti che sono affetti, ahimè, dall'infezione da Covid-19 o che hanno il sospetto che questa infezione stia procedendo. Perché è importante questo documento? Questo documento è importante perché intanto è stato pubblicato anch'esso molto rapidamente in una delle riviste più importanti mondiali del nostro settore, che è anche la rivista di riferimento della Società Americana di Cardiologia Interventistica, e quindi rappresenta un riferimento scientifico per tutto il mondo professionale scientifico della cardiologia interventistica al quale potrà fare riferimento e prendere spunto. Nello specifico, questo documento va appunto a determinare le condizioni nelle quali gli operatori devono agire, i sistemi di protezione che devono utilizzare, i percorsi che devono essere utilizzati per il paziente per poter effettuare la procedura in sicurezza per gli operatori, in particolare che sono, abbiamo visto, molto esposti tutti gli operatori sanitari in questo momento che agiscono a livello ospedaliero e anche di territorio, sono molto esposti al possibile contagio e i cardiologi interventisti e comunque in generale gli operatori dell'emodinamica, quindi infermieri, tecnici di radiologia, sono, diciamo, limitati, sono risorse limitate, non tutto il personale di una struttura ospedaliera può effettuare questo lavoro. E la nostra preoccupazione è stata proprio quella di andare a cercare di proteggere in un certo senso questi operatori che svolgono molto importante nel trattamento dell'infarto miocardico acuto. Purtroppo le malattie cardiovascolari continuano, procedono nonostante il Covid e noi dobbiamo essere in grado di continuare a dare questa risposta ai nostri cittadini e ai nostri pazienti. Dottore, l'emergenza pandemica in corso sta sottoponendo il nostro sistema sanitario ad una dura prova, sistema la cui tenuta però è garantita. La tenuta è garantita. Io devo dire, a parte l'orgoglio personale di lavorare, di appartenere a un sistema sanitario pubblico regionale, nazionale, e quindi questo è il momento in cui questo orgoglio e questo senso di appartenenza esce e uscire. Diciamo che il nostro è un sistema che parte già con delle basi molto buone, si può fare ovviamente sempre di meglio, ma partiva già e parte già con delle basi buone. In questo frangente ha dimostrato anche una dote di grande flessibilità. Questo vuol dire che sanitari che facevano fino al giorno prima avevano una determinata occupazione si sono immediatamente riconvertiti a fare altro, reparti che sono stati, diciamo, riconvertiti alle nuove esigenze. Questa credo che sia la cosa più importante, il messaggio più importante che ricaviamo noi all'interno del fatto di aver scoperto un sistema che ha la giusta flessibilità e capacità di reagire a diciamo, un evento e a una situazione così importante, così impattante come questa. Grazie dottore per questo utile ed importante intervento. Buon lavoro. Grazie a voi, ce la Arrivederci. faremo, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene.